In compagnia dei panettoni, che invece di diminuire, cioè faccio così perché mi vedo come in uno specchio e non capisco dove devo indicare. Dicevo, in compagnia dei panettoni, che invece di diminuire aumentano, complici anche le promozioni post periodo natalizio. Noi oggi, io in realtà, perché adesso usiamo anche il plurale maiestatis. Io oggi, con la solita solerzia che mi contraddistingue, perché siamo quasi a fine gennaio, ben oltre la metà di gennaio, vi parlo un po' delle letture più belle del 2019. Non ci sarà nessuna classifica, probabilmente andrò, se riesco, in ordine cronologico di come li ho letti. Purtroppo non sono riuscita a girare questo video prima di oggi, quindi voi ve lo beccherete quando riuscirò poi a caricarlo. E probabilmente sono libri di cui mi avrete già sentito parlare, se non qua su YouTube, ma di molti di questi ci sono delle recensioni, sicuramente su Instagram. Come al solito, tutti i contatti per seguirmi sono nel box informazioni. Eventualmente, se avrete voglia, attivate la campanella. Io non lo dico mai, sta roba della campanella, perché mi dà anche un po' fastidio dire queste cose, che mi sembra di stare a fare le televendite tipo Vanna Marchi. Però, se avete piacere di sapere quando pubblico ogni tanto, una volta al mese, un nuovo video, se attivate la campanella vi arriva la notifica. Bene, finita la promozione di Vanna Marchi la mettiamo in pensione e cominciamo subito con le letture. Ad un certo punto del mio anno di letture avevo fatto una riflessione e mi era quasi sembrato che le mie letture del 2019 non fossero molto soddisfacenti. Mi ero sbagliata completamente, perché quando poi ero stata affetta da amnesia temporanea, probabilmente, perché quando poi sono andata a fare un'ulteriore riflessione a fine anno, mi sono accorta di avere letto bellissimi libri, ma fin proprio dall'inizio, dai primi giorni, dalle prime settimane dell'anno. L'anno infatti è iniziato in modo fantastico con i primi tre volumi di una saga di fantascienza, che è un caposaldo del genere e penso della letteratura in generale. E sto parlando di... Aspettate che, sempre per la solita storia dello specchio, non so dove devo posizionare il libro, con Dune. Messia di Dune. I figli di Dune. E per questa lettura, adesso vi faccio vedere ovviamente solo Dune, e per questa lettura devo ringraziare sentitamente la Penny, perché lei aveva aperto l'anno con il suo salotto di lettura in cui si leggeva proprio questo volume e io ho voluto fortemente farne parte, perché era da molto tempo che desideravo leggere questo libro e ancora non l'avevo fatto. Secondo me è un caposaldo, appunto, come vi dicevo, della letteratura di fantascienza, che tutti coloro che si dicono amanti del genere dovrebbero prima o poi leggere. E è un libro meraviglioso, molto difficile, ma anche che arriva a profondità incredibili, perché il suo autore riesce a creare un mondo veramente immenso dentro queste pagine, che stordisce il lettore, perché Herbert sceglie di non dare spiegazioni al suo lettore, lo butta nel deserto del suo pianeta arido, quasi senza paracadute, dicendogli: arrangiati tu, se riesci a capire quello di cui ti sto parlando bene, altrimenti ciao, leggi qualcos'altro. È un mondo che ha la propria lingua, la propria religione, le proprie regole e che è animato da personaggi indimenticabili. Uno fra tutti, il protagonista Paul Atreides, ma anche la madre Lady Jessica, il padre di Paul, il Duca Leto. E io devo dirvi che in questa saga mi sono divertita moltissimo a scoprire i vari rimandi alle opere successive e a scoprire quali opere che ho letto anche recentemente si sono fatte influenzare dalla saga. Ci sono tantissimi rimandi. Questo primo volume è incredibile, è un capolavoro. A me è piaciuto moltissimo anche Messia di Dune, che trovo che sia all'altezza del primo, con certe trovate veramente geniali. Forse l'ultimo, il terzo, l'ultimo che ho letto io, Figli di Dune,
è forse comincia ad essere un po' più ostico e forse un pochino più allungato. Se fosse stato un po' più stringato, la lettura sarebbe stata più agevole. Però io comunque vi posso dire, leggeteli tutti e tre. Io nei miei progetti vorrei arrivare a finire questa saga. Non so quando riuscirò, perché ho già il quinto e il sesto volume, mi manca il quarto, ovvero l'imperatore Dio di Dune, che devo recuperare, ma tutte le volte che vado in libreria non lo trovo mai, quindi dovrò darmi una mossa in qualche altro senso. Insomma, io voglio assolutamente completare questa serie. In febbraio invece mi è capitato così tra capo e collo un libro che mi ha totalmente conquistato. L'ho trovato su una bancarella dell'usato, l'ho portato a casa e l'ho praticamente completato tra la sera stessa e il giorno dopo, e mi è piaciuto tantissimo. E sto parlando di Riefenstahl. Riefenstahl è una biografia romanzata di Leni Riefenstahl, ovvero la regista ufficiale del regime nazista. È una biografia che va veramente dritto al segno e in cui lo stile essenziale è accompagnato da, come posso dirvi, molti spazi bianchi che parlano, nonostante appunto siano degli spazi bianchi. Leni Riefenstahl, vi dicevo, regista ufficiale del regime nazista, sotto la cui protezione realizzò due cortometraggi come Il trionfo della volontà e Olimpia, che se estrapolati dal contesto in cui furono girati sono due capolavori per l'epoca. E da questa biografia emerge una donna fatta di luci ed ombre. È una donna talmente tanto caparbia e con una tale sete di ambizione da diventare complice di un regime che sceglie di non vedere. E per tutta la sua vita Leni sarà sempre segnata da questa scelta che lei ha fatto, ovvero fare emergere l'ambizione, volere emergere lei stessa come volere la fama, rincorrere la fama a discapito di tutte le persone che furono coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale e nel regime nazista. Più o meno nello stesso periodo in cui ho letto Riefenstahl, mi è capitato tra le mani un altro libro meraviglioso, che è stata una conferma, ovvero La maledizione di Melmoth di Sarah Perry. Una conferma perché io avevo letto Il serpente dell'Essex, mi sembra nel 2018, trovandolo un libro magnifico. Ed ero un po' preoccupata perché avevo paura che questa seconda prova della Perry non fosse all'altezza del serpente dell'Essex. Invece ho trovato un libro addirittura superiore al precedente, perché la Perry usa le fonti letterarie che l'hanno ispirata, ovvero Melmoth l'errante di Robert Maturin e Il cavaliere dal cavallo bianco di Theodore Storm, per raccontare una storia nuova. E in questo modo sposta, secondo me, un po' più in là i confini del gotico. La maledizione di Melmoth, secondo me, è un romanzo che parla di senso di colpa e mortificazione attraverso la storia della protagonista, Helen. Sembra un libro quasi vittoriano, benché sia ambientato nella Praga dei giorni nostri, ed è anche allo stesso tempo un romanzo a scatole cinesi, perché la vicenda della protagonista Helen, come vi dicevo, nella Praga di oggi, è una sorta di cornice ad innumerevoli altri racconti su Melmoth, che è una figura di donna errante e che va alla ricerca delle persone che hanno commesso delle gravi colpe e dà loro la caccia, sta sempre un passo dietro a loro, ricordandogli sempre quello che hanno fatto. Riuscire a fare tutto questo in modo molto asciutto, perché è un romanzo veramente molto, molto breve, che si legge in pochissimo tempo, ma non perdendosi mai, quindi concentrando tutto in un romanzo molto breve, fare tutto quello che io vi ho raccontato in queste poche parole,
fa sì che io possa dirvi che questo romanzo della Perry è veramente un grande romanzo, perché molto spesso io sono più portata a leggere tomi grandi che hanno tantissime pagine, perché mi sembra che nelle tante pagine che hanno questi romanzoni io possa maggiormente trovare profondità psicologica, narrativa, spiegate meglio le vicende e le ambientazioni. Quindi riuscire a creare un proprio mondo in un romanzo compatto, secondo me è un raggiungimento ancora più alto, perché il fatto che io mi ricordi ancora oggi della Maledizione di Melmoth, che mi ha segnato per quanto riguarda le letture del 2009, vuol dire che questo romanzo ha proprio colpito nel segno. Io sono qua che sto aspettando veramente tantissimo che la Perry scriva qualcos'altro, perché credo che mi fionderò in libreria a comprarlo subito, perché sono veramente curiosa di vedere cosa sforna come terza prova narrativa. A questo punto arriviamo in primavera, e anche in primavera ci sono state delle letture veramente meravigliose. Una tra queste è stata La canzone di Achille di Madeline Miller, che io ricordo ancora con vivo piacere, perché la Miller riesce a rendere vivo, pulsante, moderna la mitologia, e in particolare la storia dell'eroe Achille attraverso il suo amore per Patroclo e le vicende della guerra di Troia. Io l'ho trovato un romanzo molto poetico, soprattutto nella prima parte, ovviamente, che è poi la parte in cui sboccia questo grande amore tra Achille e Patroclo. Ovviamente la seconda parte, parlando della guerra di Troia, è decisamente più tragica. Io devo assolutamente leggere Circe. Ce l'ho sul Kobo e appena avrò un attimo di tempo voglio continuare a leggere qualcosa riguardante la mitologia, perché è un argomento che mi piace sempre moltissimo e di cui so sempre troppo poco. E la Miller in questo modo mi ha proprio introdotto nel migliore dei modi alle storie ambientate nella mitologia. Le mie letture in questo periodo, nel periodo primaverile, sono poi continuate con la Carter. Io della Carter vi parlo sempre benissimo, perché credo che sia una delle autrici che hanno più segnato il Novecento. La Camera di Sangue, secondo me, non può mancare tra letture di una persona che come me appunto ama la Carter. È una raccolta di racconti che è stata recentemente ripubblicata da Fazzi, che ha accorpato non solo questo volume di racconti, ma anche un'altra raccolta, ovvero Fuochi d'artificio. Qui la Carter riscrive in modo personale alcune fiabe classiche come La Bella e la Bestia, Cappuccetto Rosso, Barba Blu, ma scardina tutti i topoi della fiaba classica. Sono fiabe in cui l'aspetto erotico è molto presente, in cui le protagoniste non sono delle damsel in distress che hanno bisogno del principe, ma sono delle eroine fortissime che si salvano da sole senza bisogno di aiuti esterni, e in cui quello che mi è piaciuto moltissimo è il fatto che si mescolassero molto spesso degli elementi moderni, come un telefono che suona, un ragazzo in bicicletta, che quindi questi elementi moderni si innestassero sull'impianto della fiaba classica. La Carter ogni volta è sempre bravissima a spiazzare il suo lettore. Sul finire della primavera, andando poi all'inizio dell'estate, io ho letto un'opera che desideravo leggere da tantissimo tempo e che non posso definire una narrazione classica, perché è una commissione di generi e intreccia narrazione canonica a graphic novel. Sto parlando della Stanza delle Meraviglie di Brian Zelsnik. Qui si intrecciano le storie di due ragazzini che vivono in due epoche diverse, ma che viaggiano entrambi da soli verso New York per scoprire qualcosa delle proprie origini. Le due storie si intrecciano poi alla storia di come sono nati i musei, in un modo che almeno su di me ha lasciato molto il segno. È una storia molto delicata, in cui si parla di diversità, perché entrambi i bambini sono sordi, e quindi il loro modo di vedere la città e di rapportarsi anche col prossimo è diversa. C'è una storia appunto raccontata in modo canonico e un'altra storia di cui vediamo solamente le immagini in bianco e nero, e capire poi come le due storie sono intrecciate, vi dico, è molto commovente. È consigliatissimo, almeno
per quanto mi riguarda, consigliatissimo anche il film che ne è stato tratto con Julianne Moore, che è disponibile su Prime. Io l'ho visto in giugno, all'epoca non c'era ancora il doppiaggio in italiano, si poteva solo vedere con i sottotitoli. Vi dico, anche lì è una trasposizione cinematografica fantastica e credo che sia uno di quei film da recuperare perché non ha avuto la risonanza che invece avrebbe dovuto avere. E la risonanza che invece ha avuto un altro film tratto sempre da Bryan Selznick, ovvero Hugo Cabret, che se non avete visto vi assolutamente vi consiglio. In questo caso io ho visto solamente il film, non ho ancora letto l'opera di Selznick, ma da quello che ho visto, secondo me Selznick è un autore che rientra molto nei canoni di quello che a me piace leggere e desidero recuperare altro di suo. Per tutta l'estate, l'autunno e l'inverno, finito solamente adesso, c'è una saga che mi ha appassionato veramente tanto, che ho appena concluso e che mi porto ancora nel cuore, ovvero la saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski. Io vi faccio vedere l'ultimo volume, La Signora del Lago, perché è anche l'ultimo che ho è l'ultimo volume della saga ed è l'ultimo che ho letto. Ho finito la saga da pochi giorni e sono ancora qui che sto riflettendo sul destino dei suoi personaggi e sono un po' in lutto perché so già che mi mancheranno tantissimo. La saga di Geralt di Rivia se ne è parlato tantissimo perché appunto recentemente è uscita appunto la serie TV Netflix con protagonista il Cavillo, di cui si è discusso tanto. Spero di riuscire poi più avanti a fare un video a parte parlandovene approfonditamente. Sappiate ora, in poche parole, che è un fantasy classico. Molto classico, troverete cavalieri, streghe, maghi, elfi, orchi, nani, tutto l'armamentario e tutti i personaggi tipici delle saghe fantasy classiche, ma molto appassionante e con una scrittura veramente molto coinvolgente. Quello che a me è più piaciuto è il fatto che apparentemente Sapkowski scrive un fantasy, no, non apparentemente, Sapkowski scrive un fantasy classico, ma fa talmente tanti riferimenti ad altre letterature, come la letteratura cavalleresca, alle fiabe, e scrivendo un fantasy, Sapkowski parla anche del suo vissuto di autore polacco, il cui popolo ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale un periodo che lo ha segnato. In autunno ho finalmente affrontato uno di quegli autori che ingiustamente ritenevo un autore da supermercato. Ingiustamente perché non è un autore alla Dan Brown, ma è un autore che fa molte ricerche storiche sull'argomento di cui vuole parlare e racconta una storia in modo molto preciso e molto appassionante. E sto parlando di Robert Harris, di cui ho letto L'ufficiale e la spia, che vi ho spammato un po' ovunque perché è stata veramente una lettura bellissima, letta in previsione della visione del film omonimo che Polanski mi ha tratto. È stata una lettura appassionante perché Robert Harris, con il suo narrare molto incalzante, riesce a rendere appassionante anche una storia giudiziaria di fine Ottocento, come il caso di Dreyfus. E mi ha reso appassionante appunto questo processo, nonostante io assolutamente non ami leggere di casi giudiziari, anzi mi fanno sempre l'effetto narcolessia. Quindi chapeau per Robert Harris per essere riuscito in questo intento. Voglio recuperare tutti i romanzi di Harris adesso. Ne ho comprato uno anche al Salone del Libro, al Salone del Libro Usato lo scorso sabato quando sono andata a Milano. Spero di leggerlo presto, ovviamente, come tutti i libri che compro. Adesso vi parlo invece di un libro che, come anche L'ufficiale e la spia, vi ho spammato un po' ovunque, perché
È stata una delle letture più belle dell'autunno-inverno. E se non l'avete ancora letto, dovete assolutamente leggerlo. E sto parlando del Treno dei Bambini di Viola Ardone, edito Einaudi. E allora, è una vicenda che è molto legata alla mia famiglia. Parla di questi bambini che nel primissimo dopoguerra vennero mandati dai quartieri spagnoli napoletani alle campagne emiliane, modenesi, bolognesi e anche riminesi. Perché appunto queste le campagne modenesi erano campagne che, nonostante si uscisse da un periodo come quello della guerra, che aveva lasciato miserie e macerie, sicuramente però i contadini emiliani avevano qualcosa in più da dar da mangiare rispetto alle persone del sud o a questi bambini che abitavano in città e non avevano assolutamente niente. La storia è quella di Amerigo Speranza, che appunto arriva a Modena e trova una nuova famiglia e di conseguenza rimane come spezzato a metà. La sua anima, quando torna nella sua città d'origine, è spezzata a metà e è un libro che, al di là del raccontare un fatto storico che si è perso un po' con il passare degli anni, fa sì che si possano fare molte riflessioni sull'essere genitore e sui personaggi che l'Ardone racconta. E vale sempre il discorso che io facevo prima per quanto riguarda il discorso della Perry, il romanzo della Perry. Perché in poco più di 200 pagine l'Ardone crea un mondo e dentro questo romanzo si possono leggere tantissime tematiche. È stato oggetto di una discussione nel gruppo di lettura che seguo in biblioteca e abbiamo discusso tantissimo proprio quella serata, perché in questo libro si può discutere del dopoguerra, di che cosa era significato cosa aveva significato questa iniziativa di solidarietà, ma anche appunto dei rapporti madre-figlio, padre-figlio. Gli ultimi due titoli di cui vi parlo sono due graphic novel opposte, che però raggiungono vette altissime nell'ambito delle graphic novel. La prima è Watchmen di Brian Moore, che ovviamente io vi cito perché è stato un po' un mio ritorno al genere delle graphic novel, che avevo abbandonato da circa un anno, due anni, e Watchmen desideravo leggerla da tantissimo tempo e secondo me se uno ama il genere fumetto e supereroi deve assolutamente conoscere Watchmen, perché Watchmen all'interno delle sue pagine contiene dei personaggi che vanno un po' a scardinare quelli che sono i supereroi infallibili. Qui i supereroi sono persone normali che si travestono, si mettono una maschera e combattono il crimine e sono personaggi molto fallibili, al di là del professor Manhattan, del dottor Manhattan, che è questo superuomo, però tutti gli altri sono personaggi molto fallibili, pieni di difetti, molto antipatici, come ad esempio il comico è un personaggio veramente insopportabile, che però io ho amato moltissimo e secondo me è un piccolo capolavoro del suo genere, secondo me, è anche Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, di genere completamente diverso. Questa graphic novel, che è molto densa e richiede tanta attenzione al lettore, un lettore poco attento potrebbe dire che ci si toccano troppe tematiche, perché si parla di rapporto, anche qui, rapporto genitori-figli, di guerra in Siria, di sbarchi clandestini, si parla della figura di padre dall'olio e di culture diverse e dell'andare d'accordo tra appunto culture diverse. Quindi c'è veramente tanto in quella graphic novel. Io ci ho messo anche tanto a leggerla perché ogni capitolo va un po' metabolizzato, però è una lettura che tratta tutte queste tematiche in modo talmente tanto delicato e puntuale
che alla fine ne risulta veramente quasi un capolavoro. Io credo che il lavoro dei due autori dietro questa graphic novel sia stato veramente immenso ed è per questo che io li amo veramente tantissimo e vorrei leggere, rileggere presto Il Porto Proibito e poi leggere anche Le ragazze del Pillar che è uscito recentemente. Sono due autori che io nell'ambito delle graphic novel io amo alla follia. Direi che siamo anche per stavolta arrivati in fondo. Allora, queste erano le mie letture migliori del 2019. Mi piacerebbe sapere quali sono state le vostre e a questo punto ci sentiamo nei commenti e auguriamoci tutti che il 2020 sia un anno ricco, zeppo di letture bellissime. Ci vediamo presto, ciao!